Questa sera andiamo a cena nel sushi più figo di Roma. Più figo in teoria, secondo lei? TikTok. Che ha visto su TikTok. E vabbè, figo, ci stanno le lucette, le palline, gli alberi e quindi non è diventato. Non è vero, non è vero. Questo non l'ha fatto da sé. Io ho rivisto la. Qua usciva il tram? Può essere. Io ho visto la scena, la registrazione di prima, sembra il Bronx, in realtà stiamo a Roma Ostiense. Guarda quanti ristoranti di sushi ci stanno in una sola zona. Uno, due, questo è un altro sushi, non è ancora quello che interessa a noi. Eccolo qua, Oishi Sushi Restaurant. Non lo puoi buttare dentro? No, non ti ci vuoi buttare dentro. Ma dove sta? Di qua, vai. Fingere. Occhio al vetro. Occhio al vetro. Vuol dire qua fuori? Guarda, abbiamo prenotato, sì, Luca per due. Già dal primo momento, quando si mette piede nel locale, si viene catapultato in questo mondo pieno di colori, LED e forme geometriche stranissime. Il locale è sicuramente particolare, tra i più particolari che io abbia mai visto in vita mia. È veramente molto molto bello, senza ombra di dubbio. Ho apprezzato tantissimo la seconda sala, è molto scura, però ci sono diverse cose appese al muro, colorate con colori fluo, ci sono anche schizzi di vernice sempre fluo anche sui tavoli. È sicuramente molto suggestiva come sala e può regalare una bella esperienza durante una cena o un pranzo. Inoltre, non per ultime, ovviamente sono molto belle anche tutte le insegne a neon attaccate alle pareti e poi su quasi tutto il ristorante è presente questa trama con delle foglie finte. Insomma, è un insieme particolare ma che assolutamente funziona. Mentre Franci è al bagno, io mi do una spulciata al menù, che sinceramente ho letto su internet essere un po' povero di roll. Adesso lo vedremo insieme. Inizio a ordinare. Ok, dai. Non sono proprio pochi, uramaki cotti e uramaki crudi, bravi che li avete divisi per cotti e crudi, non è una cosa che fanno tutti. Esplorazione bagno. Ok, non so se c'è qualcuno. Figo, molto figo, wow, carino, molto particolare, ci sta, tutto schizzato così, roba, bravi. Ci piace. È un bagno alla fine, però è colorato, carino. Cominciamo con nigiri. A pezzi. Buono? Riso è buono, c'è una consistenza buona. Vediamo quello che stiamo ascoltando. Poi c'è poco riso, cioè c'è un bel pezzo di pesce. Che è buono come cosa? Buono? Buono. Uramaki con salmone fritto e pistacchio. Aspetta, lo devo appoggiare che l'ho preso malissimo. Non sputare. Buono? Perché mangi i fagioli al sushi? Buoni. Uno schifo, è il male. Ma tutto è il male, sono buoni, sono buoni. Ravioli alla piastra col manzo, buoni. Ravioli col pollo, mai provati. Quindi li proviamo adesso. Eccoli, ravioli di pollo. Da noi non li fanno. No. Cioè magari se stessi che ho mangiato prima ti hanno detto semplicemente che è di pollo. Credo siano ancora comunque di manzo pure questi. Dici? Ma con lo stesso sapore? Non cambia minimamente. Grazie. Anche la piastra approvata. Il salmone è un po' sciato, però i gamberi sono buoni. Lo fa sciogliere, lo si fa sciogliere. C'è gelato là sopra, bravo. Vieni qua. Oh, io. Oh.
Per il mio gelato. Grazie. Ah, è morbido. Buono. Come, si sente di più il cocco o il limone? Sembra fare un cocktail, è vero, non so scherzare. Cioè cocco, limone, poi? Come si chiama quel cocktail che c'è il cocco e l'ananas? No, non bevo. Il coso, quello con l'alcolico. No, questo è cocco, limone, frutto della passione e mango? Mango. Devo mettere i piedi bene. Addirittura. Allora, abbiamo mangiato, abbiamo pagato 28 euro a testa? Sì. 28. 50, 55 tutte e due. No, non è vero, 64 tutte e due. 64, però in più c'è l'acqua, tipo 2,80 euro. Sì. Il dolce 6 euro. 6 euro. E poi basta. Ne vale la pena? Allora, il locale è figo. Però vabbè, sushi in realtà non è che è un livello clamoroso, in realtà anche è figo il locale. Sì, praticamente pagate il locale, anche i bagni sono fighi, puliti, non so quello delle donne com'era. Sì, ok, pulito. E una cosa figa è che nel menù hanno diviso i cibi senza glutine da quelli col glutine, cioè c'è proprio una voce, cotti e quelli crudi, cotti e crudi tutti divisi. Però tu hai trovato poca roba rispetto a quello che mangi di solito. In descrizione vi lascio il link diretto per raggiungerlo su Google Maps. E il ristorante sta in zona Ostiense, a Roma. Oddio, non mi piace quel camion, andiamocene. Andiamo via? Una zona okay. Del merda comunque. Sì, la zona fa un po' schifo, infatti se venite di giorno perché di notte è brutta. Ciao!